Più che altro il mio dubbio è, sono 2 notti che non dormiamo, adesso ci facciamo il bagno all'alba, ma non è che c'è via la febbre? Raga. No, raga, cioè, è spettacolare, però è veramente gelata. Sono le 5 di mattina. Bella a tutti ragazzuoli, bentornati in questo nuovo video. Ho iniziato il video alla Sespo, bro, vero? Mamma mia, come sei e non sono il king dei vlog. Mio amore, salu, come stai? Sempre più autistico sto cane. Allora ragazzi, in questo momento come vedete è l'una. Lui sta giocando a FIFA. Alle 4 gioca la Roma. Ma domani tra l'altro andremo al mare. Al mare in realtà noi non ci andiamo mai per rilassarci, perché c'è metà giornata. Perché metà giornata? Perché poi nel pomeriggio io assieme a tutta la banda di Roma Crew commenteremo il sorteggio del calendario di Serie A. Quindi se non vi vuole partecipare al video, di qualcosa intelligente. Grazie Snoopy. How far we... Comunque ragazzuoli, intanto ci spostiamo sul letto e c'è sempre lui che ci fa compagnia. Quanto sei dolce. Quanto ci scippate da 1 a 10? Volevo anche dirvi che questo è il quarto episodio concreto di questa serie, che è A Day with Fede Marconi. Quindi fatemi sapere se vi sta piacendo questa serie. Ogni tanto quando succede qualcosa di particolare, tipo quando Snoopy mi lecca, cerco di portarvi questi vlog e di fargli passare effettivamente una giornata con me. Detto ciò, noi ci vediamo tra qualche ora effettivamente, perché la Roma gioca alle 4. Quindi ci faremo 10 caffè probabilmente e poi vedremo la magica. Un bacione e a tra poco. Allora ragazzi, sono le 4 meno poco. Sono le 3.52, io ho fatto il cambio di maglietta e c'è mio cugino che ha già i pantaloncini della Roma, è prontissimo. Allora, dato che è tardissimo, cioè in realtà è prestissimo, dipende dai punti di vista, perché sono appunto le 4 meno qualcosa, stanno dormendo tutti in casa mia. Noi adesso andiamo giù delicatamente con il nostro cameraman di fiducia. Lasciate like per Fedessio, dammi un bacetto Fedessio. Fedessio is real. Allora ragazzi, molta calma, silenzio, ma soprattutto così non è differente. Altrimenti lei vi mangerà. La prima missione è quella che... Ragazzi, guardate che bella di voi che ha Fede Marconi. Anche meno. Ok, inizia qua. No, voglio far vedere. Alle 4 Roma Tottenham. Oh. Cioè, capito? Famoso il caffè. Guarda quanto casino farà la macchinetta adesso. Sì. Tu non vuoi stare in silenzio, fai le cose di lui. Sei! Sei! Grande Patrick, ci ha preso gusto chic, incredibile. Infatti resta là, sozzo bufo. Ma che cazzo vuoi? 2 hours later. Io effettivamente però l'avevo detto, tu vai in cucina e noi segniamo, tu torni qua e ne abbiamo presi 4, bro. Ma non c'è mamma un cazzo. Allora io lo dico, hashtag Ale porta sfiga. Sono le... Mamma mia, aspettate, non posso vedere nulla. Però sono 5.54, leggete. Guardate che bella l'alba fuori. Quindi direi che adesso ce ne andiamo a fare qualcosa di sonno, perché poi tra qualcosa dobbiamo andare al mare. Buongiorno ragazzuoli. Bro, ma sei orizzontale di nuovo? Non è che te sei verticale, eh? Beh, a cazzo, è vero. Allora ci alziamo perché siamo anche in ritardo. Allora sono precisamente le 10.49. Stiamo uscendo per andare al mare. Io praticamente cosa ho fatto? Ho detto, ma scusa, andiamo a Fregene? Bene, tengo fede alla teoria degli actual e quindi vado al mare in camicia. Quanto sei maschio. Ok, non mi insultate, però quest'anno è la prima volta che vengo al mare effettivamente, perché come avete visto nello scorso episodio, se non avete visto tutto sono nelle schede, eravamo andati sì al mare al 18° Simone Gargiuli, ma di sera, senza farci il bagno. Senti, no, non è una prima, mi devo sfogare con te. Ma sai che... sarà che è estate, sarà che...
l'aria del mare, la sabbia, la crema del sole, la crema solare. Però io ho voglia proprio di qualcosa di romantico con una ragazza, ma no tipo che ne so, una cena, una candela, un rapporto romantico, amore, carezza, c'ho voglia di scopare. Vabbè, va, sei beccato. Scotta? Ragazzi, mai venire al mare senza sabbatte, altrimenti chiede Federico Marciano. Ok, siamo di nuovo a casa. Allora, sono le 16.38 e io mi devo sbrigare perché tra meno di un'ora devo riuscire nuovamente per andare in radio. Tra l'altro sto in condizioni, io vorrei farvi vedere un attimo, venite con me, guardate, guardate una cosa. Tralasciando il mio fisico equino, ecco, cioè io tipo mi sono scottato. Sei bronzato a chiazze. A chiazze, cioè sono veramente... Aspetta, faccio un'inquadratura io bene, girati. Cioè ragazzi, guardate, si è abbronzato a chiazze. Vedete che neanche ad abbronzarmi sono tanto normale. E comunque adesso vado a farmi la doccia e con le magie dell'editing pazzesche ci rivediamo tra 3, 2, che poi so fare il contrario, fa 1, 2, 3. Vabbè, contate con me. 3, 2, 1. Eccoci qui, avete visto che editing meraviglioso. Allora, sono lì, ora lo dico l'orologio per sentirmi figo. Quasi 5 e mezzo, no, sono 5 e quarto in realtà. E praticamente io adesso dovrò andare in radio, come vi ho detto prima. Però c'è un piccolo cambio di programma rispetto al solito. Praticamente, come sapete, io ho un cameraman meraviglioso, nonché mio cugino, che però dovrà giocare a beach volley oggi pomeriggio. Perché lui ha detto, io oggi gioco a beach volley. Di conseguenza dovrò andare da solo in radio, cioè mi accompagnano, però da solo dal punto di vista videoludico. E quindi perderà un po' la qualità delle riprese, ma ecco perché vi propongo uno zio selvatico. Ma che cazzo stai a fare? Ecco appunto, lui si riconferma sempre così, ma è bello perché voi lo adorate, perché ve lo scrivete sempre. E quindi niente, adesso andiamo in radio, con enfasi non indifferente, ci rivediamo lì. Bacione. Sono quasi puntuale in realtà, è meravigliosa questa cosa. Quindi adesso entriamo, vediamo se il maestro si è scordato le chiavi pure oggi. Ma è sempre il maestro! Che cosa bellissima! Se niente, ormai sono Giacomo Sisca, maestro, cioè c'è poco da fare, ormai sono il nuovo videomaker del 2018, salve! Quanto siamo carini secondo lei? Poco effettivamente, andiamo! Venite a un'idea studio, mettete like alla pagina Facebook e Instagram, siamo tanto belli, facciamo un sacco siamo, di roba. Siamo belli, simpatici, io mi sono già integrato nel progetto, mettete like. Quindi fatelo, mettete like! Oh! Pure il barista mi sono messo a fare. Questo sarà tipo il 14° caffè che prendo da stanotte. Questo ragazzo è fare a carriera, capito? Ma io facciamo voglia di cinese che non si porta via. Ma io perché di cinese è giapponese. Dai, cino già. Andiamo al wok, no? Sì. Quindi sì. Cino già. Capito i discorsi, quelli importanti. Quelli prepuntata. Giovedì 26 luglio 2018 siamo qui per commentare il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A Team. Sono stato sfortunato. Però poi al ritorno ribalto il risultato che nemmeno in un porno. Mamma mia. In casa ho dettato legge, mo va rilegge, sogna con il triplete, poi guarda Messi che piange. Oh eo, sembrava una scampagnata. Oh eo, però poi nella realtà. Oh eo, vinco 3-0 col Barça. Oh eo, e volo in semifinale. Ragazzi, su queste splendide note del maestro Edonio noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al sorteggio di Champions League, perché faremo anche quello, almeno me lo auguro. Io ringrazio il mio parterre, coloro che mi hanno fatto compagnia oggi, cioè il maestro Edonio alla chitarra. Grazie! Alla batteria e alle riprese, il piccolo de casa, il bomberino Federico Marconi. Grazie a te, Forza Roma, e buona serata a tutti. Bello, sempre Forza Roma, se qualcuno mi saluta, perché autosalutando mi sembra. E quindi salutiamo anche il Libano della situazione, come piace definire. Dirlo a me, PF. Un saluto a tutti. Ciao. Bene, degenerata totalmente. È che quando ti fatto a cantare. Senti come è maschio. Hai visto? And then I know. Sì. Loving you. Io che non so nuotare, ho imparato da poco. Ok ragazzuoli, è tornato a Calessietto. Com'è andata la partita però? Abbiamo vinto.
momento. Grande, bro. Allora, adesso è di nuovo l'una, quasi, cioè in realtà mezzanotte e 20. Perché praticamente noi siamo tornati a casa tardissimo da questa situazione meravigliosa. Di conseguenza abbiamo deciso di fare cosa? Di fare il bagnetto all'alba, perché non puoi non fare il bagno all'alba. Pure stanotte, se dorme domani, esatto. Porco tutto. Cioè, aspetta, pure stanotte, in teoria è già la mattina dopo. Infatti questo è un trip clam. Vabbè, se becchiamo tra poco, che dai. Noi intanto... Allora, sono finalmente le 5.39, ragazzi. Questa è la situazione, dormono tutti. E allora direi di scendere giù. Ok, ragazzi, allora questi sono i gradi centimetri. No, centigradi, come cazzo? Vabbè, ok, centimetri mi piaceva di più. Che dire? Allora, bisogna chiuderla con stile, evidentemente, questo quarto episodio. Non ci possiamo tuffare. Dobbiamo tuffarci. E allora voi metti a 2000 like solo per il tuffo. Quindi lasciate like, commentate, iscrivetevi, passate dai social in descrizione. Chiudiamola con stile, ce la dobbiamo buttare, no? Bro, vedo che continui a non capire, ok? Bro, mi pare... Dammi una ragione valida per farlo. Bro, la ragione, la nostra vita... Sì, anche perché, scusa, se tu ti butti, cioè non ti butti, vabbè, ti c'hai più freddo. Se tu ti butti, non lo senti, poi esci. Bro, porco tutto, andiamo. Lo facciamo per loro. Lo facciamo per loro. Lo facciamo per voi. Non per loro, per le... Ah, per altre, vabbè, per tutti, insomma, ma pure per noi. Per due, con stile. L'abbiamo fatto davvero. Aspettate, raga, non c'è due senza il tuzzo. Guarda, sei bravissimo, sei gelato. Guarda che freddo. Dove cazzo è? Il Polo Nord. Buongiorno, davvero.